Allora, io prenderei l'esempio che abbiamo iniziato la volta scorsa, che è più semplice rispetto a quello del laboratorio, perché così vi permette di poi portare avanti il vostro indipendentemente, che era quello del sistema di prenotazione, no? L'ho complicato solo un pochino, perché là, anche per ragioni di tempo, avevamo solamente il nome. Quindi adesso cominciamo una soluzione che ci occuperà, diciamo così, oggi e domani. Proviamo a portarlo a termine provando a mettere in pratica i concetti che abbiamo appena visto. Allora, questa persona, quando si registra un evento, mi deve dare tre informazioni: il nome, la mail e l'età. Così vediamo per la prima, prendiamo un numero intero, no? Mentre finora abbiamo sempre lavorato con stringhe. Dopo l'invio del modulo, se esso è completo e valido, il sito fornisce la pagina di conferma che contiene anche il prezzo del biglietto, che dipende dall'età della persona, e la data di prenotazione. Se invece i dati sono incompleti o errati, il sito mostra il form precompilato con gli errori a fianco, eccetera, eccetera. Però cerchiamo di farlo in modo così, più ordinato possibile, più anche riutilizzabile possibile. Ad esempio, il discorso della gestione degli errori, se riusciamo a farla in modo sistematico piuttosto che in modo puntuale per questa pagina, ma che possa essere, diciamo così, riutilizzato anche su altre pagine. Quindi cominciamo a pensare in quest'ottica qui. Allora, il motivo per cui volevo provare a usare, attaccare il tablet, ma non si piacciono lui e il videoproiettore, era che volevo fare uno schizzo alla lavagna, no? Su quello che è una soluzione a questo problema che è enunciato qui. Lo faccio alla lavagna, come si faceva una volta. Ecco, uso la lavagna fin là. Per condividere l'approccio, no? Per ora prendiamo un approccio che sia ancora un po' intuitivo, non troppo formale, poi arriveremo anche ai formalismi per fare. Allora, il punto di partenza è che cosa vede l'utente. Da questa descrizione molto breve, l'utente può vedere tre cose. Può vedere una pagina con un form vuoto, l'utente può vedere una pagina con il form parzialmente compilato più messaggi di errore, può vedere una pagina di conferma dei dati. Cioè, questo è ciò che vede l'utente, può vedere tre cose diverse, per noi sono cose diverse. Poi che queste tre cose siano generate tutte dalla stessa JSP, oppure che ciascuna di queste sia generata da una JSP diversa, fa parte del nostro progetto. Però io parto dall'idea di che cosa vede l'utente. Qui vedo un form con dei campi vuoto e un bottone di invio. Le azioni possibili dell'utente quali sono? Vabbè, lo scrive dentro il form, ma io non lo vedo, io sul server non so cosa sto facendo sulla pagina. Finché non clicca sul bottone di invio. Allora, a seconda dei dati che lui ha, viene mandato su questa seconda pagina, può vedere questa cosa oppure la terza. Dipende dai dati che inserisce. In questa seconda pagina ci sarà lo stesso form con dei dati già parzialmente inseriti e lo stesso bottone di invio. E quindi l'unica azione che può fare l'utente, oltre a correggere i dati, è ripremere il bottone di invio. E quando ripremerà il bottone di invio, ciò che potrà vedere sarà di nuovo questa pagina, se persevererà e avrà fatto di nuovo degli errori, oppure finalmente la pagina nuova. Ok? Nella pagina di conferma saranno indicate alcune cose che comprendono alcune informazioni che erano già presenti nel modulo,
altri invece non lo erano. Tipo la data e il prezzo. Questo è ciò che vede l'utente. Noi ci dobbiamo sempre chiedere che cosa entra e che cosa esce da queste pagine. Cioè, quando l'utente compie un'azione, quali informazioni questa azione porta con sé, cosa esce dalle pagine, e viceversa, quando genera una pagina, quali sono e da dove provengono le informazioni che sono presenti su quella pagina. Se qui c'è scritto A, la lettera A fa dentro, no? Dentro un campo del form, quella A da dove arriva? Chi ce l'aveva prima? Come fa a essere su quella pagina? Qualcuno ce l'ha messa? Se ce l'ha messa, da dove la prende? Poi alcune cose sono il titolo, tipo prenota, allora è una statica, una cosa fissa. E va bene, quella fa parte della pagina. Ma le parti variabili quali sono? Dobbiamo sempre avere presente tutte, in modo da poterci andare poi a ritroso a ricostruire una catena di elaborazione che ci dia quella. Questo è ciò che vedete. I clip possibili sono solo uno qui o uno qui, in realtà ce n'è un altro, cioè nel senso che la prima pagina lì in qualche modo ci devo arrivare, che c'è un clip dall'esterno, che mi gira questa pagina, che mi porta a questa pagina, perché in qualche modo su Google oppure su un page del sito ci sarò. Dopodiché, noi siamo sul server invece. E quindi io traccio una bella linea di demarcazione tra quello che è la vista utente e la vista programmatore. In cui le stesse cose sotto quella linea dobbiamo farle accadere. E dobbiamo decidere noi. Allora, ciò che succede è che tutte le volte che abbiamo un'azione dell'utente, questa azione viene mandata, viene intercettata da un oggetto che avrà un ruolo di controllo, che deve analizzare il suo utente e farci un clic. Quindi in realtà qui ho un oggetto controller, chiamo C, sarà una pagina di SP, che è quella che nella realtà riceve questo dato, questo clic. L'utente non lo sa, l'utente clicca qua e vede un'altra pagina. Nella realtà, cliccando sul bottone di invio, ha chiamato la pagina sul server, e poi dopo un po' un'altra pagina viene restituita dallo stesso server, ma non è detto che sia della stessa pagina adesso. E quindi questo bottone chiama il controller. Quest'altro bottone chiama lo stesso controller o ne chiama uno diverso? Secondo me è lo stesso, deve fare lo stesso lavoro. E quindi in realtà vedete già che abbiamo due pagine diverse che in realtà chiamano lo stesso controller. Dopodiché questo controller cosa fa? Questa chiamata non è una chiamata semplice, è una chiamata che si porta dietro dei dati. È un invio di un form, l'invio di un form si porta dietro i valori dei dati contenuti nel form. Questo anche. Allora, è essenziale che se lo stesso controller viene chiamato da più parti, il tipo di dati che gli passo sia lo stesso o quasi lo stesso. No, il controller fa cose troppo diverse. Semplicemente sono più pagine diverse che contengono lo stesso tipo di informazione, lo stesso tipo di fondo. E qui non stiamo a scrivere, se no scrivere troppo piccolo sarebbe leggibile, qui dentro ci sono tre variabili che sono il nome, l'email, l'età. Dopodiché il controller che cosa fa? Il controller analizza i dati interagendo con un modello. Quindi lui si dovrà creare un bin, che possiamo chiamare bin utente, che viene innanzitutto popolato dal controller. Controller prendendo i dati dalla richiesta crea un nuovo bin
che rappresenta questi dati, che contiene questi dati. Questo bin dovrà avere come minimo questi tre dati, no? Nome, email e età. Abbiamo già visto che non serve proprio perché ci permette di farlo proprio. E poi questo bin potrà avere dei suoi metodi aggiuntivi. Un metodo fai valido o no? Il value. Posso avere un metodo calcola prezzo, posso avere un metodo imposta data. Questi metodi, diciamo così, che elaborano il modello e che vengono richiamati dal controller. Quindi stiamo già facendo a parole il progetto di interfaccia. Dopodiché, quindi, interagendo con i metodi del bin, che poi qui spieghiamo per bene, il controller capisce se deve generare ancora il form di errore oppure la pagina di conferma. E allora andrà a due pagine di vista, farà un'operazione di forward a due pagine di vista diverse. Controlla a un certo punto, muore come? Muore sempre facendo un forward. Può fare il forward a una prima pagina di vista che genera ancora il messaggio di errore, il form contenente di errore, eccetera. Oppure farà il forward, a questo punto lo decide lui, a un'altra pagina di vista che genera il riepilogo delle informazioni. Quindi queste due altre pagine di vista, poi gli diamo un nome, genereranno due layout completamente diversi. E nel farlo attingeranno entrambe, in modo diverso, ma attingeranno entrambe alle informazioni che sono scritte in questo bin utente. Più eventualmente, quindi dicevamo, questa pagina qui, che cosa deve, dove, da dove provengono le informazioni che sono scritte qua? Se qui c'è scritto che lui si chiama Pippo, è perché questa vista ci ha messo qua sopra la frase Pippo. Da dove l'ha presa? L'ha presa da una proprietà di Pippo, il nome, get nome. E questo B chi l'ha popolato? Il controller. E il controller da dove l'ha preso? Dai parametri della richiesta. E i parametri di richiesta dove l'hanno preso? Dal campo del forward. Quindi una cosa che l'utente ha scritto qui va a finire là, facendo questi passaggi intermedi. L'operazione di forward, dalla controller alla vista, permette a questo bin di sopravvivere se questo bin ha uno scopo almeno di richiesta. Ma questo bin avrà per sua natura uno scopo di richiesta. Di page no, perché morirebbe subito appena il controllo avesse finito e quindi le viste non potrebbero accedere. Di session non vale bene. Deve lavorare forte, c'è sulla pagina, non è che una volta che quello si è recitato deve ricordarsi di queste informazioni specifiche per il resto della sessione. Non serve più. Finito il suo lavoro, lo dimentica. Quindi tipicamente in questo pattern model view controller il modello è costituito da bin che sono prevalentemente con scopo di richiesta. Perché una volta che è terminata l'interazione possono essere svuotate. Rimane ancora questa. Da chi la facciamo generare? La prima pagina col form vuoto? Io la faccio generare sempre da questo, dalla stessa pagina che genera il form con gli errori, i messaggi. Chiaramente avrà un lavoro più semplice perché non ci deve mettere gli errori e i messaggi, ma perché a quel punto, se devo aggiungere un campo, devo cambiare il layout della pagina, lo cambio in un punto e non in due. Quindi genererò una pagina che è un form precompilato che, come caso particolare, ha quello di un form precompilato che ti cambia in modo. Ma la pagina non lo fa neanche. Non gestiamo neanche il controllo particolare.
fatto che il form vuoto, cioè quello particolare del form apparentemente compilato, è un regalo che ci farà il costruttore del bin. Il costruttore inizia a dare i campi come se l'utente l'avesse compilato. E quindi diremo che questa lista è in grado di generarmi anche questa pagina. Quindi queste due pagine viste dall'utente sono in realtà due forme diverse che l'utente percepisce con due passaggi un po' concettualmente diversi, un po' passaggio di iscrizione, ma in realtà sono già rapporti. E quando dicevamo richiamo questa pagina, beh, in realtà vuol dire richiamo questo controller senza parametri, che sono comunque clicca su di basso parametri. Quindi questo controller a sua volta si comporterà in modo leggermente diverso a seconda che abbia o non abbia ricevuto un utente rispettato. Allora, se vedete, tutte le linee che intercettano dall'alto verso il basso sono richieste HTTP, o link o form. Tutte le frecce grasse che vanno da basso verso l'alto sono risposte HTTP, pagine HTML generale. Le richieste vanno tutte verso i controller, i JSP che svolgono il ruolo di controller. Le risposte provengono tutte da Whisper, la pagina JSP che svolgono il ruolo di controller. Ogni interazione con le frecce che abbiamo indicato, percepita dall'utente, clicco sul bottone di una pagina, arrivo a una pagina diversa, significa chiamare un controller che fa forma con una lista che mi genera la pagina in tempo reale. Ci manca ancora un pezzo da questa figura che è noi abbiamo detto qua è il form precompilato, domanda solita: da dove arrivano le informazioni? Beh, le informazioni del form precompilato le ha questa vista perché le prende da questo bin, ma in questa pagina c'è altro purtroppo oltre al form compilato, ci sono i messaggi d'errore. Dove li metto i messaggi d'errore? Boh, o li metto, o questo bin qua lo faccio più grasso, lo faccio in modo che lui sia in grado di mantenersi anche l'elenco di messaggi d'errore, per cui gli chiedo, che ne so, get nome, e poi gli posso chiedere get nome e error message, o qualcosa del genere. Però dovrei rifare il lavoro con tutti i bin, perché dopo che c'è quello dell'utente c'è quello altro bin per richiedere che gestirà l'invio di un altro form di altri tipi di dati e anche là sarebbe la gestione del lavoro. Allora non ha senso non sovraccaricare questo bin che è soggetto di contenere dei dati con in più una gestione di errori di una lista di messaggi, giustamente, che poi sarebbe la stessa da replicare con il bin. Allora a questo punto avrebbe più senso avere un altro bin che gestisce l'elenco degli errori. Che anche questo viene riempito dal controller, o meglio viene riempito dal bin utente. Quando il controller chiede al bin utente, bin valido, sei valido, questo bin utente dice sono valido, lui risulta fuori l'elenco degli errori. Questo elenco degli errori concretamente sarà un altro bin. Un altro bin che poi, se il controller vede che questo bin è vuoto, fa forward verso confermo. Se vede che questo bin non è vuoto, fa forward verso confermo, verso il form con l'errore. Guarda. Allora, abbiamo deciso che faremo 5 classi, almeno. Giusto? Quindi a valle di una prima progettazione la nostra conclusione è che il nostro, questo progetto si realizza usando una pagina controller che chiamiamo duprenota.
per abitudine i controller li chiamo do qualche cosa, cioè sono quelli che fanno. Due pagine view di vista che potremmo chiamare view, le chiamo tutte con view le pagine di vista, view form prenotazione .jsp e view conferma prenotazione. E poi ci aggiungo un bin utente bin e un bin error message, errori bin, l'abbiamo chiamato errore di sopra, quindi il bin utente bin conterrà, quali proprietà conterrà? Conterrà la proprietà nome, email, età, conterrà altresì altre proprietà che in realtà non sono inserite all'utente ma fanno comunque parte dell'informazione relativa alla registrazione, che sono il prezzo e la data, poi avrà dei metodi, avrà un metodo isValid, no? In cui il controller può chiedere all'utente se è valido o no, e questo ha come effetto collaterale quello di fornirmi un elenco di messaggi, quindi tipicamente questo qua come parametro potrà avere forse il bin di errori da riempire, no? Quindi avrà l'errori bin come parametro. Avrà un metodo calcola prezzo. Nella nostra specifica non c'è scritto sotto i 10 anni, sotto i 12 anni, sopra i 65 anni, non è specificato, ma non ci interessa, non vogliamo mica metterlo nel controller questa operazione qua. È un'operazione sui dati che è bene che il modello faccia da solo, quindi il bin avrà le regole per... Se poi queste regole non sono così semplici da essere inserite in questo bin, saranno inserite a sua volta, ma lo vedremo, nel database attraverso le tabelle, no, che diranno come comportarsi. Però questo non lo fate di sicuro con una serie di if dentro il controller. Perché? Anche perché il calcolo del prezzo relativo all'età può essere utile in altri contesti del sito, quindi lo metto in un posto solo. E poi sugli errori magari veniamo dopo, perché non ci abbiamo ragionato tanto e quindi non sappiamo dire esattamente che proprietà avrà. Avrà un elenco di stringhe, ma un pochino più strutturato, perché non solo devo avere l'elenco dei messaggi di errore, ma devo anche sapere dove metterli. Ok? Allora, da dove partiamo? Io partirei dall'utente bin, perché poi una volta che abbiamo quello, il resto ci viene quasi gratis. Allora, come si fa a creare un bin all'interno del nostro progetto? Lo si crea non più dentro Web Content, che ospita le pagine JSP, ma lo si crea all'interno delle classi Java. No, nel progetto, che può contenere sicuramente le pagine web, ma contiene anche delle pagine Java, delle classi Java, risorse Java. Allora, è sufficiente creare una nuova classe Java, diamogli un package, ricordiamo che è sempre bene specificare un package e non lasciare la classe nel package di default, quindi il nome del package normalmente è sempre dato dalla, no, dalla URL del vostro sito, della vostra applicazione, letta al rovescio, quindi qui potrebbe essere it polito.sisteminformativi. Punto, come si chiama questo? Prenota, fermiamoci così, creiamo una nuova classe dentro il package prenota, dove andranno a finire tutti i nostri bin, poi quando faremo applicazioni più complesse probabilmente avremo una sotto package che si chiama bins, li mettiamo i bin lì, mentre altre classi di altro tipo le metteremo altrove, ma per ora
non abbiamo ancora bisogno di dividere così tanto. Il nome lo chiamiamo, abbiamo detto, utente bin. E questo utente bin lo vogliamo serializzabile, quindi deve implementare l'interfaccia serializable. java.io.serializable. E basta. No, creiamo questa classe. E diamo a questa classe le proprietà che abbiamo elencato prima, quindi il nome, private string nome, l'email, poi gli diamo l'età, che è un intero, poi avevamo il prezzo, che è un reale, e poi abbiamo la data. Qui, per fortuna, siamo in Java e quindi java.util.date ce lo importa lui. Quindi, il vantaggio di lavorare nei Bing e non nei JSP è anche quello che lavoriamo direttamente in Java e quindi abbiamo tutta la potenza del linguaggio. Dimmi. Questo specifico codice magari no, però codici, cioè, lo faremo sempre così. Tu ti stai chiedendo se poi vi do il sorgente? Sì, certo, sempre. Non ho dato quello dell'altra volta perché è troppo ridicolo, no, questo sì, il progetto ve lo lascio. Tutto quello che faccio in aula lo potrete scaricare. Poi c'è ancora una cosa di cui lui si arrabbia e dice, guarda che da tutte le classi serializzabili dovrei specificare un numero di serie, perché il fatto gli serve per sapere se io ho modificato la classe, si chiama nello stesso modo la classe, ma gli oggetti istanza sono fatti diversi. Ma diciamo, va bene. Aggiungine uno, numero serie 1, e va bene così. Se no lo genera uno casuale, ma in teoria, se avessimo più versioni di questa classe, dovremmo modificare quel numerino ogni volta, in modo che quando lui cerca di deserializzare l'oggetto, controlla che il numero di serie sia coerente tra l'oggetto che è stato serializzato e quello che cerca di deserializzare. Ma è una finezza. Dopodiché, queste sono le proprietà minime che ci servono. Ci serve poi il costruttore, quindi public, utente bin, aperta tonda e chiusa tonda. E questo costruttore cosa deve fare? Deve costruirmi un bin, fatemi dire verosimile, vuoto, perché non può fare altro, ma verosimile, che secondo me corrisponda al form vuoto. Quindi potrò avere nome uguale stringa vuota, email uguale stringa vuota, che stringa vuota è comunque un passo avanti rispetto a null, nel senso che quando andrò a leggere questi campi, e lo farò nella vista, non devo preoccuparmi è null o non è null, non è null mai, perché il costruttore ci pensa ad inizializzarmi i dati bene ad un valore sensato anche se incompleto, ma che comunque non mi genera errori. Quindi il bin dovrebbe cercare di darmi sempre una rappresentazione coerente, anche se non completa. Mai è degli errori di lettura. Dovrebbe essere sempre possibile usare un bin, e lui rappresenta qualcosa, magari un form vuoto, e non il form completo. L'età è un pochino più difficile, mettiamogli un valore 0. Prezzo anche uguale 0 e data potremmo inizializzarla a oggi,
all'istante in cui viene creato l'oggetto, poi magari la riscriviamo con l'istante in cui viene effettivamente inviato, viene diciamo così, registrata la registrazione con i dati corretti. Però questo è il valore iniziale. Questi due non mi preoccupano troppo, perché tanto non vengono visualizzati. Queste due vengono visualizzate, ma con stringa vuota significa avere dei campi di testo vuoto. Un problema ce l'ho qui, nel senso che nel form che ho chiamato vuoto è brutto vedere uno 0 al posto dell'età. E beh, lì ci penserà la vista, quando trovo 0 metto il value vuoto anziché mettere il numerino 0. In questo caso è un campo solo. Se fosse più di un campo da tenere vuoto o non vuoto a seconda del primo utilizzo, converrebbe in questo bin qua aggiungere un campo booleano del tipo è stato inizializzato oppure no. E così la vista avrebbe un'unica variabile da interrogare dicendo ok, se il bin mi dice che non è mai stato inizializzato con dei valori veri, salto tutta una serie di interrogazioni, altrimenti uso i valori. In questo caso c'è solo l'età, quindi lavoriamo al minimo. Questo è un bin completo, non ancora, manca ancora un pezzo che sono i get e i set. Ma questo ce lo facciamo generare da Eclipse, perché è capace. Tasto destro, sorgente, genera getter e setter. Di quali variabili vuoi generare getter e setter? Di tutte. Quindi ciascuna, sia il get che il set. Tutti di tipo public. Vai. E lui ha generato questi metodi in automatico. Questi metodi sono, questi sono metodi di una classe, ma quando torneremo in JSP saranno le proprietà del bin, li chiameremo proprietà dei bin. Quindi questo bin avrà una proprietà che si chiama età, una proprietà che si chiama prezzo, e con set property e get property potremo leggere e scrivere. E poi abbiamo detto che dobbiamo aggiungere ancora un paio di metodi ad uso del controller, quindi metodi veri, che sono perlomeno public boolean is valid, e per ora mettiamo uno stub che dice sempre di sì. Sappiamo che a questo dovremo passare un bin eventualmente che raccoglie messaggi d'errore, ma cominciamo a scrivere qualcosa che compili, un pezzo alla volta. E poi un altro calcola prezzo. Public void calcola prezzo. Che per ora anche qua mettiamo uno stub che semplicemente mette prezzo uguale a 10 euro. E ci registriamo con dei commenti il fatto che ci sono ancora delle cose da fare, no? Vedete che se un commento inizia con to do, Eclipse lo riconosce e ve lo mette sotto tra le cose da fare. No, quindi potete avere sempre sotto traccia ciò che avete lasciato in sospeso per dopo. Vabbè, questa qui è una classe che possiamo già cominciare a utilizzare, no? Non è ancora intelligente, non è ancora furba, però diamo un colpo al cerchio, un colpo alla botte e proviamo a costruire il controller che usi questa classe. Il controller lo costruiamo prima perché è più facile, in realtà è quello che si può testare per ultimo. Allora, costruire il controller significa tornare nel nostro web content e creare una nuova JSP che abbiamo deciso di chiamare Ho dimenticato già.
Duprenota.gespi, ok. Duprenota.gespi. Allora, questa è una JSP per modo di dire, nel senso che poi in realtà di HTML non ne genera. Quindi in realtà possiamo anche renderlo più esplicito buttando via tutto. Lasciamo il primo commento page language uguale Java, ma il resto lo buttiamo via perché tanto questo è un controllo. Cosa deve fare? Deve prendere i dati che arrivano dal form. Se arrivano. Se arrivano perché abbiamo due modi di chiamare questo controller, uno dal form e l'altro, quello che c'è sull'estrema sinistra della figura, senza dati. Ma ci proviamo. E i dati che arrivano dal form, cosa se ne fa? I dati sono sporchi, è roba sporca. Il controller non lo vuole toccare. Il controller li passa direttamente al Bing. È il Bing, è il modello che genera i dati. Lui comanda solo. Quindi la prima cosa che fa il controller è crea il Bing e poi dice al Bing, caro Bing, prendi i parametri della linea di comando. Due istruzioni. JSP, due punti, use Bing. Use Bing. ID uguale nome. Allora, l'ID è il nome della variabile distanza che vogliamo creare. Il nome del Bing che vogliamo creare. Utente, scritto in minuscolo. Class uguale. Allora, it, e là, è buono. Class uguale. It, polito. Eccolo qua, c'era l'unico, quindi l'autocompletamento me l'ha dato subito di brutto. E poi scope uguale request. Vogliamo scriverlo in colonna, viene così. Questi è l'istruzione attraverso cui creiamo il Bing che si chiama utente di classe utente Bing. E chiamiamo il costruttore che inizializza i campi come abbiamo appena fatto. Poi diciamo a questo Bing, inizializza i tuoi campi, i tuoi parametri, prendendo le tue proprietà, no? Inizializza le tue proprietà prendendo i parametri della richiesta get di ugual nome. E questo si fa con JSP set property questi attributi name e property. Name è il nome del Bing sul quale vogliamo settare le proprietà, utente. Property è il nome della proprietà che vogliamo settare. Tutte, asterisco. Dopodiché, se non avessimo l'asterisco ma avessimo una singola proprietà, dovremmo specificare che questa proprietà viene settata copiando il valore di un parametro, quindi param uguale nome del parametro, oppure con un'espressione numerica, value uguale. Ma in questo caso i superpoteri dell'asterisco fanno tutto da soli. Quindi qui ho letto i parametri della richiesta get e li ho travasati, ove presenti, dentro il bin. A questo punto il controller ci mette di suo qualcosa di intelligenza, deve controllare se questo Bing è valido oppure no. Quindi faremo finalmente uno scriptlet in cui c'è qualcosa da fare, che non sia automatizzabile, e lui di fatto va a chiedere al Bing utente. Utente è un Bing, ma è anche una classe, un oggetto Java normalissimo, quindi lo possiamo usare in Java. E possiamo chiederci, qui ci sono tutte le nostre proprietà, c'è l'isValid. Se la classe utente è valida, dice di se stessa di essere valida, ha
allora posso andare avanti. Allora, gli faccio calcolare il prezzo, che mancava ancora, sì, forse anche la data, ma non ho il metodo, quindi magari lo facciamo dopo, e poi ho finito. Devo a questo punto far visualizzare la pagina di riepilogo. Pagina di riepilogo che abbiamo detto si chiamava viewConfermaPrenotazione.jsp. Come faccio? Qual è il modo per fare un forward verso viewConfermaPrenotazione? Esiste un tag che si chiama jsp:forward che fa questo. Adesso in realtà sono nel codice Java, quindi per usare un tag jsp devo temporaneamente uscire dal Java per poter scrivere jsp:. Quindi è un po' antiestetico, ma ce lo concediamo. jsp:forward page uguale viewConfermaPrenotazione.jsp. E poi rientro in Java per avere questa chiusa graffa. C'è anche il modo di farlo in Java senza uscire in JSP, c'è un oggetto che si chiama request forwarder, però sono 3 righe da scrivere. Altrimenti vuol dire che l'oggetto utente dice che esso stesso non è valido e devo generare degli errori e rigenerare la pagina. E quindi farò a questo punto un forward a una vista che non è questa, ma è la view form prenotazione, come l'abbiamo chiamato, view form prenotazione. Qui manca ancora la gestione dei messaggi d'errore, Qui vediamo che c'è solo logica. Nel bin c'erano solo dati. Adesso facciamo una vista e vediamo che c'è solo HTML. Questo if è quello che implementa il fatto che quel forward che vedete là sotto può uscire in 2 direzioni diverse. Che corrisponde col fatto che quando clicco sul bottone di invio nel form là sopra, questo può portare a 2 pagine di tipo diverso. In realtà qua manca ancora un pezzo. Manca un pezzo perché io qua sto trattando il form della prima volta alla stessa stregua di un form vuoto. Cioè se l'utente vede il form vuoto e schiaccia invia, si becca tutti i begli errori, perché ha schiacciato invio su un form vuoto. Ma se l'utente è appena arrivato sulla pagina, la prima volta che gli mostro il form, è vero che è anche lui vuoto la prima volta, ma non gli mostro gli errori. Qui in questo caso li sto trattando nello stesso modo. Quindi io quello che dovrei fare è andare a intercettare un altro caso particolare, non devo chiedergli is valid se siamo la prima volta. C'è un caso ancora a monte. La pagina è stata chiamata direttamente e non attraverso un form. Quindi non ha senso cercare di validarlo. Come faccio a sapere se la pagina è stata chiamata direttamente? Ad esempio mi accorgo che non c'è nessun parametro nella richiesta. Che so, il parametro nome non c'è proprio. E allora so che non è stato inviato da un form. E allora faccio che passare direttamente a form prenotazione senza passare da isValid, perché l'isValid so che mi andrebbe a riempire i messaggi d'errore. Se invece il name c'è, ma poi salta fuori che è vuoto, allora lì sì, la seconda iterazione. Quindi davanti a tutto metto ancora un altro controllo che si chiede se, ad esempio, ci sono tanti modi per farlo, ma request.getParameter di nome non è null, scusate, è null, cioè non c'era quel parametro lì nella richiesta, beh, allora andiamo subito al form di prenotazione senza chiamare l'isValid.
e poi tutto il resto, else, bla bla bla. Ecco, qui ho iniettato una piccola dipendenza, nel fatto che qui so che in quel form deve esserci un campo che si chiama nome. Non mi piace tanto, adesso lo lascio così, però per ragionarci, quando uno fa applicazioni sul serio, in tutti i form ci mette sempre un campo nascosto, un campo type uguale hidden, con un nome che è sempre lo stesso in tutti i form del sito. Tipo form inviato. E allora così tutti i controller vanno a testare quella variabile che non viene usata da nessuna parte, non contiene nessun dato valido, ma viene usata proprio per questo scopo qua, per capire se è stato richiamato da un form del mio sito oppure da qualche cos'altro o da un link diretto. Diventa poi, diciamo, una convenzione tra i form e i controller per dire ok, c'è questa variabile che c'è sempre, che è esterna alle variabili vere dei dati. Ma adesso, con una pagina sola è difficile inventarsi una convenzione valida per se stessa. Ok, l'altra cosa che dobbiamo fare, il primo passaggio è la viewform prenotazione, la conferma è un po' più complicata. Beh, la viewform è la prima che vediamo. Allora, la viewform prenotazione che cos'è? Purtroppo non posso provare do prenota perché non riesco, non vedo nulla, non vedrei nulla. Quindi devo ancora buttare giù una view prenotazione. Seppur minimale, che contenga modulo di prenotazione e poi abbia il form con i dati precompilato, e sappiamo che a volte lo precompileremo a vuoto. Per poterlo fare, la view prenotazione ha bisogno del bin. Ha bisogno di accedere ai dati del bin e quindi lo va a ripescare. Per farlo è molto semplice: andare a prendere esattamente la use bin che aveva fatto il controller e la metto uguale, la metto qua all'inizio così le ho sott'occhio facilmente, la metto uguale anche nella vista. Quindi questa istruzione dice: io creo un bin nuovo se non esiste, oppure mi aggancio a quello esistente se esiste. In questo caso esiste perché l'ha appena creato il controller. Fatto questo, io ho il form. Allora, qual è l'action del form? L'action è il controller. L'action del form è la pagina a cui vanno le frecce spesse dal bottone di submit al server. Quindi sarà il mio do, come si chiama, do prenota.jsp, method uguale quello che voglio. Facciamo get così vediamo i dati ancora per il momento. E poi ci possiamo mettere i vari campi di testo, ma questo facciamo in fretta perché p, dunque label, come si chiamava, nome, input type uguale text, name uguale nome, e qui devo fare attenzione, questo name uguale nome deve coincidere col nome della variabile del bin. Allora così gli automatismi funzionano, altrimenti me lo devo fare a mano. Value uguale, allora, che valore do iniziale a questo? Do il valore che ha l'attributo nome del bin utente. E lo posso fare facilmente con un expression JSP che è utente, utente è il nome di questa variabile, punto get nome. Andiamo a capo così si vede. Barra P. Utente che nome, la prima volta che arrivo lì, sarà vuoto, perché così ha messo il costruttore. Se il costruttore avesse messo Pippo, vabbè, la prima volta, il vuoto significherebbe Pippo, ma sta a me decidere che cos'è il form, nella forma di default. E poi andiamo avanti.
uguale, label. Questo tag label che ci metto serve semplicemente per fare in modo che l'HTML conosca che la stringa di testo nome è l'etichetta associata alla casella di input. Per cui se uno col mouse non è tanto preciso e clicca sul nome, sulla stringa di testo, il cursore va direttamente dentro la casella di testo. Per usabilità. Tante volte, magari soprattutto sulle caselle di spunta che sono piccole da centrare, se voi cliccate sulla descrizione che c'è a fianco, automaticamente spunta la casella. E questo avviene perché chi l'ha fatto ha detto guarda che questo testo è l'etichetta associata a questo bottone, quindi quando clicchi su questo testo, praticamente il click portalo sul bottone, o portalo sulla checkbox, oppure portalo dentro la casella di testo. Costa poco e rende più usabile il sito. Email. Input type uguale text, e quando HTML5 diventerà uno standard, qui si potrà scrivere email. L'HTML5 prevede già la definizione di una serie di formati che non sia semplicemente casella di testo e basta, ma formati di validazione che vengono applicati direttamente dal browser. Per ora stiamo lavorando in HTML4 e quindi type uguale text. Name uguale email, value uguale. Allora, c'è un altro metodo, lo vediamo con più calma domani, si basa su una sintassi completamente alternativa che si chiama EL, Expression Language, un metodo molto più rapido per andare a leggere e modificare le proprietà dei bin. In questo caso si scriverebbe L'expression language si richiama col dollaro. Dollaro, nome del bin, nome della proprietà. Quindi dollaro utente.nome significa dammi la proprietà nome del bin che si chiama utente. È equivalente a quello che abbiamo fatto, sì, non nome, email. È equivalente a quello che abbiamo fatto sopra con l'expression tag. Però è più comodo, più sintetico, diciamo. Barra P. E poi c'è il campo invece di sull'età, che è un pochino più complicato, perché abbiamo detto che dobbiamo il value, non sempre dobbiamo mettere 0, ma a volte bisogna mettere la stringa vuota. E vabbè, qui scriviamo mezza riga di codice, no? Input type uguale text, name uguale età, value uguale. Aperte virgolette, chiuse virgolette, fatemi finire questo. E qui dentro ci devo mettere un po' di lavoro da fare, ok? Allora, apro e chiudo e vado a capo in mezzo. Qui devo stare all'occhio, devo aprire subito dopo le virgolette senza spazi. Non posso fare aperte virgolette a capo e poi aprire lo scriptlet. E questo scriptlet a questo punto dice che se utente.get età diverso da 0, allora out.print utente.get età. Se no non fa nulla e quindi in mezzo a queste virgolette non ci metto niente. E quindi poi, finito questo codice qui, chiuso le virgolette, chiuso il tag di input, chiuso label, chiuso P. Ultimo sforzo, ultimi 10 secondi, input type uguale submit. Value uguale prenota. E questa è la view, ancora senza la gestione degli errori, a quella ci pensiamo domani. Proviamo a farla partire, se parte al primo colpo bene, se no non ci mettiamo a debuggarla adesso vista l'ora. Quindi, dimmi, scusa? Domani alle 13, sì. Come?
Non a quell'ora lì. È dalle 13 alle 14.30 la lezione. Le lauree cominciano alle 14.30 e al mattino finiscono alle 11. Mi va male. Sì, ma poi è usuale quando uno ha lezione, limite non stare tutto il tempo delle lauree, è normale, visto che sono 17 persone al tavolo. No, cancellare lezioni non si fa quello, no? Sì, view form prenotazione, l'ho sbagliato perché in realtà si chiama view prenotazione. Salvo. Ok. Allora, c'è un do prenota che compare così. Se ci metto qualcosa nella mail e clicco su prenota, lui cerca di dare view conferma prenotazione perché in realtà il Bing gli ha detto sì, è valido. Se io andassi a dire al Bing no, non è valido, e quindi mi dà sempre errore, e tornassi alla mia do prenota, la ricarico da zero, mi dà il form vuoto, scrivo qualche cosa, e lui un attimo che riparte perché si è accorto che la classe era cambiata, quindi deve ricompilarlo, dopodiché magari se si toglie dai piedi va bene, ok, prenota, vedete che mi arriva a una pagina in cui viene rigenerato il valore. Se io metto 7 o 33, no? Rimane. Quindi abbiamo fatto la stessa cosa, ma alla fine se andiamo a contare con molto meno codice, è molto più pulito. Domani lo riprendiamo, lo finiamo e aggiungiamo la gestione dell'errore.